Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Pochi e oggi siamo tornati qui su My Little Pony Magic Eroine. Allora, novità, incontri due eroi, quale sarà l'eredità che Rainbow Dash lascerà? A parte la rima, i Wonder Boss del passato, del presente e del futuro l'aiuteranno a capirlo, in un nuovo evento a tempo limitato. Abbiamo le Change Six, non è che tu adesso Sparkle e le sue amiche siano in realtà dei mutanti? Un gruppo di piccoli mutanti deve pensare di sì. Scopri cosa sta succedendo in un nuovo evento a tempo limitato, ok. Vabbè, poi prima prendiamo... Ok. Ok. Ah, mannaggia, non ho fatto in tempo a leggere. Sono una fonte autorevole che ti detesterò. Ho bisogno che tu venga assistere a una lezione e che tu dica all'insegnante che non sa distinguere le proprie tende dall'addome. Gloria all'alveare, Phalanx. Wow, certo, è cortese, ma credo che lo scontroso fratello maggiore di Thorax mi stia chiedendo consiglio invece di educatrice. Questo potrebbe essere il problema di amicizia più interessante che avrebbe da un pezzo, perché è anche un problema di studio. Alla sezione mutante della libreria, presto! Vabbè. Mandatore Sparkle alla sezione della libreria. Ok. Number 16. Ok. Eh? Ah, ecco, ok. Sì, eravamo... Erano presi dal... Ok. Vai. Prendiamoci i dindini, perché questo è ciò che conta della vita, non è vero. Ok. Ok. Vabbè, andiamo prima al negozio e vediamo un po' che c'è. Ah no. Ok. Schiaccia a caso. Ok. Il tema è cambiato. Non sapevo nemmeno che la libreria di Ponyville avesse una sezione sui mutanti, ma ora lo so. Ah, ho comprato tutti i libri usati nella scuola Laval Solido e l'alveare mutanti. Credo che cammino così dalla scuola primaria. E credo di sapere cosa ha fatto influire così Phalanx. Alcune di queste storie del programma di studi mutanti sono... Ah, terribilmente familiari. Leggerò un esempio. È stato allora che Pinkie Pie ha aiutato a saperla avviare da uno scemo di frutta pistrelli. Usando i suoi poteri di changeling... No, i suoi poteri mutanti per mutare forma. Trasformarsi in canarino e portarli via al suono del suo canto. Già, non ho ancora letto tutti questi libri di testo, ma ci siamo tutti noi sei, come mutanti e non siamo mutanti nella vita vera, a meno che non ci sia qualcosa che Pinkie Pie non mi ha detto. Ok. Ma che? Sì, vabbè. Che c'è da fare, oh? Che c'è da fare, oh?
Io non so veramente che cosa devo fare. Allora, questo è Pharynx. Boh, io non so neanche che cosa devo fare. Boh, vabbè. Ah, ok. Rieccoci di nuovo. Ok. Manda Tony Sparkle a usare più libri di testo mutante. Ok. Let's do this. Ok, andiamo. Ah, ok, ok. Siamo ancora qua. Vabbè, nel frattempo. Ah, la sorella di Ocellus è pentolaccia. Il fratello di Ocellus è 100 gemme. E Applejack mutante oscuro. Fluttershy mutante oscuro. E Pinkie Pie mutante oscuro. Ah no, infatti la missione si chiama Changeling Sex. Ok. Va bene, nel frattempo. Ok. Ah, va bene, nel frattempo. Okidoki. Ah no. Nel frattempo andiamo a Canterlot perché appunto. Mi sembra che abbiamo completato una missione. No. Nessuna missione. Vabbè. Allora, proviamo un po' ad andare a Regno Mutante. Così vediamo altre missioni per Thorax. No! Dove sei? Qual è la vera Trixie? Smetti di ripistarci, è fastidioso. Si va avanti. Quello non basterà. Le sono fatte starnutire. Non è il mio unico asso nella manica, insetto. Voi altri, mettetevi al riparo. Thorax, dammi una mano. Devi assumere le mie favolose sembianze nel tenere gli amici changeling. I mutanti, cioè. Manda Thorax a trasformarsi in Trixie. Ok. Vabbè, non dovrebbe essere difficile per lui. Manu, 5 ore. È la miseria, cioè. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo a Ponyville. Penso che Twilight avrà finito di studiare. Credo. Oh, ma quanto le manca? I'm Fluttershy. Hey everypony. Let's get to it. Oh, ma Twilight. Ah no, aspetta, possiamo vederlo qua. Allora, quanto le manca? Ah.
30 secondi. Benissimo. Oh, c'è anche uno spike mutante. Magari sono un bellissimo scarabeo o qualcosa del genere. Se ti piacerebbe. Phalanx, non sono in ritardo, vero? So che avevi detto di unirti in classe, ma volevo portare con me Zecola. Visto che aspetta di raccontare storie. Signore, non voglio ripetere, il programma di studi è stato ampiamente accettato dal circolo di condivisione delle politiche educative e del forum di sentimenti, Beh, io voglio ripetermi, sto dicendo che può andare a farsi sviluppare. Raccontare ai nostri piccoli una serie di fandone su pony mutanti, mutanti pony. Ah, questa fa parte del corso? Già, credevo che il gruppo di discussione fosse dopo la scuola. Oh no, mi sei ritrovata nel mezzo di uno scontro, e quello che è peggio sta interrompendo il processo d'apprendimento dei piccoli mutanti. Zecola, per l'Italia riportare la calma. Quasi tu le piace. Ah no. Ah no, vabbè. Sì, è come la Lega del Male. Ok. Sì, lo sappiamo. Sì. Ah, meno male perché... Ah no, il tempo va più veloce così. Vabbè. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, l'abbiamo fatta. Sembra che Twilight sia riuscita almeno a far smettere tutti di gridare. È un inizio. Ok. Allora mettiamolo qua, dai. Ok, ora che tutti sono tranquillizzati, credo che possiamo iniziare a parlare del Marwolf nella stanza. Voi credete davvero che siano stati decenni mutanti ad affrontare le avventure descritte nei vostri libri di testo? Perché molte di quelle creature sono mie amiche, sono abbastanza sicura che siano... Aspetta, tu le conosci? È fantastico! Le Change Six sono tra le mie creature preferite di sempre. Anche le mie! Oh, ricordi la storia in cui Applejack si è trasformato in pipistrello della frutta per aiutare un'amica a sfuggire dalla polizia di Mandy Bolattan. Quando tutti pensavano che avesse rubato il diamante Oldtimer della Clonici Hall per scommetterci. Ah, Applejack è la migliore. Forse posso aiutare a raccontare questa storia? Mi ho portato qui per le mie dote aleatorie. Ok. Ah, qua c'è... Vabbè. Ah, vabbè, ve la risparmio perché... Raga, ma hanno un'impressione oppure ci danno sempre le stesse... missioni? Vabbè, in ogni caso... È uscito spada.
Ah, ok. Nel frattempo vediamo qua che... Ok. Vabbè, io direi che per questa parte può essere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!